Ciao a tutti e ben trovati con Red 300, il meglio degli ultimi 7 giorni dal mondo delle due e delle quattro ruote, condensato in 300 secondi, 5 minuti, poco più o poco meno. Protagoniste di questa settimana sono due italiane, la Ducati Multistrada che avete già visto in copertina, novità di oggi, e un'auto, una Fiat di grande successo. Non vado oltre, vi ricordo solo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche e di seguirci sui nostri social, su Instagram come Red Live Pix e su Facebook. La cover story di oggi è dedicata a una delle moto sicuramente più chiacchierate degli ultimi tempi, una moto il cui motore ha già fatto discutere e non poco. Ve lo abbiamo già presentato nella puntata 96 di questa stessa rubrica, lo trovate qua sopra. E sì, per Ducati la nuova Multistrada V4 rappresenta senza dubbio una sfida, perché dovrà convincere i ducatisti, ad esempio, che si può fare a meno di Desmo e Traliccio, due dogmi, e dovrà anche convincere gli amanti dell'off-road che una V4 il fuoristrada lo può fare per davvero. Non a caso per lei Ducati ha preferito la ruota da 19 pollici anteriore a quella da 17 pollici e ha voluto per le sospensioni escursioni piuttosto generose 170 mm per la ruota anteriore, 180 per quella posteriore. Ma poi dovrà convincere anche molti GSisti a mollare la comoda sella della loro BMW per salire su quella della V4 di Borgo Panigale. Per vincere queste sfide in Ducati, ve lo dico, hanno lavorato davvero sodo. Nel motore da 1160 cm3 e 170 cavalli abbiamo già detto, se volete approfondire cliccate qua sopra. Ma la Multistrada ha anche tante altre frecce al suo arco, perché promette di offrire un'erogazione convincente a tutti i regimi e soprattutto una grande regolarità di funzionamento, materia in cui, diciamolo, la bicilindrica non era così forte. Davvero tanta l'elettronica di bordo, se possibile ancora più evoluta del solito, con le sospensioni semiattive della versione S, la versione base invece le ha meccaniche, che ora riconoscono addirittura il carico e adattano le altezze per mantenere l'assetto sempre neutro, oppure con i radar che portano in dote cruise control adattivo e assistente all'angolo cieco. In Ducati promettono molto anche a livello di comfort, confermati 4 riding mode, Touring, Sport, Enduro e Urban, con gli ultimi due a potenza limitata a 115 cavalli, e migliorata la connettività con un grande cruscotto da 6 pollici e mezzo che ovviamente si connette col cellulare, ormai lo fanno tutti, ma consente anche una navigazione evoluta con tanto di mappa direttamente dentro nel cruscotto. Un paio di dati prima di rimandarvi a leggere tutto l'approfondimento sul nostro sito, che trovate qua sopra e in descrizione. Il peso secco è di 215 kg, la sella è piazzata a 840 mm da terra. Cavallo di ritorno. Dopo il modello di successo di fine anni 80, la Tipo di seconda generazione, che con la prima ha in comune ovviamente solo il nome, ha sempre fatto della razionalità e del value for money, come dicono quelli bravi, i suoi punti di forza. Aspetti che il restyling non fa che confermare, come dimostra il prezzo di partenza, fissato a quota 13.900 euro, con l'aggiunta però delle versioni City Cross e Cross, abbinate alla sola carrozzeria a 5 porte e diverse tra loro per il livello di dotazione di serie. A differenziarle dal resto della gamma sono soprattutto l'assetto, rialzato di quasi 4 cm, e i pneumatici maggiorati, i paraurti e i passaruota con protezioni in plastica grezza e metallo, un po' come fanno un po' tutti quando rialzano le loro auto. Novità interessanti anche la voce motori: sono disponibili ora il 3 cilindri turbo Firefly T3 da 100 cavalli e 190 Nm di coppia e il diesel multijet da 95 cavalli e 130 cavalli, con emissioni a partire da 110 grammi al chilometro. Ultimo, ma non meno importante, il salto di qualità sul fronte ADAS. A richiesta o a pagamento, in base agli allestimenti, sono ora disponibili il Lane Control, l'Attention Assist, il Traffic Sign Recognition, l'Intelligent Speed Assist, gli abbaglianti automatici e il Blind Spot Assist. Per tutti i dettagli andate al link qua sotto in descrizione. Dallo sterrato alla pista, dalla V-Strom Academy alla GSXR Racing Academy. Dopo 3 anni di successi della prima, Suzuki raddoppia con la scuola guida sportiva in circuito. L'obiettivo è, manco a dirlo, quello di vivere giornate emozionanti sulle piste italiane più famose e, nello stesso tempo, di migliorare la propria tecnica di guida, ovviamente. Già, le piste. La GSXR Racing Academy si svolgerà al Misano World Circuit, per esempio, e all'Autodromo del Mugello, solo per citarne due. Quanto alla moto, detto che il punto fermo è la Suzuki GSXR, ovviamente, chi frequenta i corsi può scegliere se farlo con la propria moto oppure noleggiarne una tra quelle messe a disposizione dell'Academy. La GSXR Academy inizierà nel 2021, ovviamente, ma il calendario è ancora tutto da definire. Peugeot ritocca leggermente la gamma della 208, semplificandola in parole semplici. Gli allestimenti disponibili sono ora 4 Like, Active, Allure e GT, in ordine crescente di dotazione, ognuno dei quali si può arricchire ovviamente con un pacchetto che comprende gli optional fin qui più apprezzati da tutti i clienti italiani.
Quanto ai prezzi, si parte dai 15.700 euro della 208 Like PureTech a benzina da 75 cavalli. Per questa settimana è tutto, non vi resta che mettere un bel like a questo video e commentare insieme a noi le notizie di questa settimana. Sono sicuro che sulla multistrada avrete parecchie cose da dire. Ci vediamo qua sotto nei commenti e corre 300 la settimana prossima.